Esploriamo il mondo segreto degli insetti, dove il pericolo si cela tra le più piccole creature. Mentre alcuni sembrano innocui, altri nascondono poteri mortali. Dalle formiche misteriose ai sorprendenti insetti in luoghi insoliti, questi insetti richiedono attenzione e rispetto. Scopriremo 10 degli insetti più pericolosi dai quali è meglio mantenersi alla larga. Se sei qui per la prima volta, iscriviti al canale attivando la campanella e lascia un bel like prima di iniziare il video. Iniziamo subito. La formica proiettile. Un nome che non lascia spazio a dubbi sulla ferocia del suo morso. Paragonato al dolore di un colpo di pistola, coloro che l'hanno sperimentato assicurano che sia un confronto realistico. Il dolore può durare fino a 12 ore. Quando attaccano, è con una puntura che porta una neurotossina. Alcuni riti della tribù Sateré Mawe coinvolge infilare le mani in guanti pieni di queste formiche furiose, un'esperienza che può ripetersi fino a 20 volte, una prova di resistenza, dolore e significato culturale. Consideriamoci fortunati per non avere a che fare con la formica proiettile e rendiamo omaggio alle anime coraggiose che affrontano il suo pungiglione per onorare le tradizioni. Ape africana. Sono conosciute anche come api assassine per un motivo valido. Questi insetti implacabili sono il risultato dell'incrocio tra specie di api africane ed europee, giunte inavvertitamente in varie parti del Nord, Centro e Sud America negli anni 50. La loro aggressività è fuori dal comune. Quando attaccano, lo fanno con una furia inarrestabile, infliggendo 10 volte più pungiglioni rispetto alle api europee. Le loro colonie possono ospitare fino a 50 volte più membri e difendono il loro alveare con ferocia, inseguendo gli intrusi per un quarto di miglio a velocità impressionanti, fino a 40 km all'ora. Oltre al pericolo che rappresentano per gli esseri umani, queste api possono causare danni devastanti alle coltivazioni e al bestiame. La lonomia obliqua è un bruco conosciuto per la sua forma affusolata e pelosa, affascina per la sua bellezza ma rappresenta anche un pericolo. Le spine velenose sul suo dorso possono causare la temibile lonomiasi. I sintomi possono variare da lievi a gravi e includono dolori estremi nella zona toccata, gonfiore, arrossamento e, nei casi più gravi, emorragie interne che possono portare a complicazioni come insufficienza renale o emorragie cerebrali. È fondamentale che coloro che entrano in contatto con questi bruchi velenosi cerchino immediatamente assistenza medica, poiché un trattamento tempestivo è cruciale per ridurre il rischio di gravi complicazioni. In ogni caso, è sempre prudente prestare la massima attenzione e rispettare l'ambiente naturale che ci circonda. Ragno brasiliano errante, da molti considerato addirittura tra i ragni più letali del mondo, grazie al veleno potente che hanno nel loro corpo. Questo veleno può creare scompiglio nel sistema nervoso, causando sintomi come eccessiva salivazione, battiti cardiaci irregolari e fastidiosi disturbi in alcune zone del corpo maschile. Questi ragni sono abili mimetizzatori, padroni nel nascondersi nell'ambiente naturale, diventando invisibili fino a quando non è troppo tardi. Immagina di essere tranquillo e scoprire di essere attaccato perché considerato una minaccia. La loro reazione? Un'aggressività innescata unicamente per l'autodifesa, una danza mortale degli istinti di sopravvivenza. Il calabrone gigante asiatico. È un vero gigante nel regno degli insetti, con dimensioni che possono raggiungere i 5 cm e un'apertura alare di oltre 7 cm. Ma ciò che lo distingue veramente è il suo aculeo affilato, carico di veleno potentissimo. Questo predatore implacabile dà la caccia a prede come api, mantidi e persino altri calabroni, non esitando ad attaccare direttamente gli alveari. Una volta localizzato il bersaglio, sferra un attacco fulmineo capace di annientare fino a 40 api al minuto. In Giappone, dove è conosciuto da tempo, provoca la perdita di numerose vite ogni anno, con un impatto particolarmente grave sulle persone allergiche. Anche se non sei soggetto alle allergie, le sue punture sono estremamente dolorose. Di recente questi calabroni hanno fatto la loro comparsa negli Stati Uniti, portando con sé nuove sfide. La mosca tsetse è un piccolo ma temibile insetto con caratteristiche strisce marroni e gialle simili a una mosca domestica. Originaria dell'Africa tropicale e subtropicale, è responsabile della trasmissione della letale malattia chiamata tripanosomiasi africana, o malattia del sonno.
Trovabile nelle praterie e nelle foreste dell'Africa subsahariana, si nutre del sangue di mammiferi, incluso quello umano, trasmettendo il parassita attraverso le sue punture. Questa malattia, se non trattata, può provocare sintomi spiacevoli come febbre, dolori muscolari e mal di testa, e in casi gravi danni neurologici, portando persino al coma. Con una stima di 3 milioni di persone a rischio e un tasso di mortalità che oscilla tra 50.000 e 500.000 casi all'anno, la lotta contro la malattia del sonno continua a essere una sfida importante in Africa. La cimice assassina, conosciuta scientificamente come Triatominae, sono insetti notturni che si nutrono di sangue di mammiferi, uccelli e persino esseri umani. Questi insetti sono famosi per essere vettori della malattia di Chagas, causata dal parassita Trypanosoma cruzi. La trasmissione avviene quando le cimici defecano dopo aver succhiato il sangue e il parassita entra nel corpo umano attraverso graffi o abrasioni sulla pelle. La malattia di Chagas può portare a gravi complicazioni cardiache e gastrointestinali se non trattata. Le cimici assassine sono prevalentemente presenti in ambienti rurali o poveri, specialmente nelle regioni dell'America Latina, ma sono state segnalate anche in altre parti del mondo. Prendere precauzioni per evitare punture di cimici assassine è essenziale. Le pulci possono essere piccoli, ma colpiscono molto al di là del loro peso. Misurando appena da 1 a 4 mm, sono nomadi globali, prosperando in luoghi caldi e umidi in tutto il mondo. Mentre gli animali sono il loro luogo preferito, non stupirti se decidono di trasferirsi anche su di te o sui tuoi mobili. I loro morsi sono come un biglietto di sola andata per l'inferno dove grattarsi diventa il tuo nuovo passatempo. Mantieni tutto pulito alla perfezione. Non aspettare se ti accorgi di un'infestazione. Agisci rapidamente per sfrattare questi ospiti indesiderati. Il tafano. I tafani sono creature inquietanti, noti per il loro comportamento parassitario. Gli adulti dei tafani, simili ai bombi ma con peculiarità proprie, tralasciano completamente l'alimentazione, dedicando la loro breve esistenza esclusivamente alla riproduzione. È durante la fase larvale che acquisiscono la loro fama. Le femmine depongono le uova sugli ospiti, che possono essere animali come il bestiame, i conigli e persino gli esseri umani. Le larve, una volta schiuse, intraprendono un viaggio sotto la pelle, scavando e nutrendosi di tessuti, provocando lesioni dolorose e il rischio di infezioni. Tuttavia, svolgono un ruolo cruciale nell'ecosistema, essendo una fonte di nutrimento per molti animali e offrendo preziose intuizioni sulla parassitologia e le delicate interazioni tra gli esseri viventi. Formiche scacciatrici. Questi formidabili insetti, nativi dell'Africa orientale, occidentale e centrale, sono famosi per la loro aggressività e le colonie incredibilmente organizzate. Si tratta di supercolonie che si estendono fino a 50 km, quasi come piccole città nell'universo delle formiche. Amanti di climi caldi e umidi, queste formiche hanno un colore marrone rossastro e una dimensione imponente, con mandibole potenti capaci di sfondare la pelle con facilità. Sono note per non arretrare di fronte a nessuna minaccia, difendendo con ferocia il loro nido. Le formiche scacciatrici sono carnivore implacabili, capaci di divorare qualsiasi cosa sul loro cammino, incluso rappresentare una minaccia per gli esseri umani. Anche oggi il nostro viaggio è giunto al termine, ma non sarà l'ultimo. Non dimenticarti di lasciare un like, un commento e di iscriverti al canale se ti è piaciuto il video. Alla prossima avventura!